Domenica hai fermato l'attacco del Siena, che non era granché, no, almeno sulla carta, e però domenica prossima, fra qualche giorno, ha un impegno molto più difficile, c'è davanti l'attacco della capolista alla spalle, che è il miglior attacco del girone. Sì, sicuramente domenica non solamente io, tutta la difesa, a partire dagli attaccanti, dai centrocampisti e ai difensori, abbiamo difeso bene. Quindi il merito è di tutti per questa grande vittoria che abbiamo fatto. Ora siamo concentrati domenica su questa partita importante, sappiamo di affrontare una grossa corazzata formata da giocatori importanti, però noi scendiamo in campo con lo stesso spirito che ci ha contraddistinti in queste partite precedenti. Incontreremo, come ho detto prima, una squadra formata da giocatori di categoria superiore. Ne conosce qualcuno lei personalmente? No, non ne conosco nessuno, perché non ho mai fatto questo girone del nord, diciamo, ho sempre giocato nel girone sud, quindi esamineremo la squadra che andremo ad affrontare e valuteremo quali sono i loro pregi e i loro difetti. Ecco, il DVD di qualche partita della Spalla non l'avete ancora visto o lo vedrete domani? No, sicuramente lo vedremo domani nella riunione tecnica. Nella riunione tecnica che ci farà fare il mister, sì. Fioretti, che l'anno scorso giocava, che è stato un punto di forza della Spalla l'anno scorso, come ve l'ha descritta questa squadra, anche se non c'è più? Era descritto come una squadra forte, hanno cambiato qualche elemento rispetto all'anno scorso, però rimane sempre la favorita per vincere questo girone qua. Hai parlato di 160-170 partite giocate fra i professionisti, mai però, mi dice adesso, nel girone B, sempre a sud, c'è differenza agonistica? Sì, fra questi due gironi, diciamo che magari quello sud va più sull'agonismo, invece questo qua è leggermente più tecnico, però alla fine si equivalgono tutti e due, è sempre una Lega Pro. E non ci sarà il pubblico ospite, questo è un vantaggio forse per il tesoriere della Maceratese, sicuramente no, però non avere da parte della squadra avversaria l'appoggio del proprio pubblico potrebbe essere un vantaggio per la Maceratese. Sì, sicuramente sì, dispiace perché era una partita di cartello, si poteva vedere finalmente alla Macerata il pubblico delle grandi occasioni, però speriamo che arriverà lo stesso. Da parte nostra ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, perché ce lo stiamo meritando. Ok, grazie.